Siamo alle battute conclusive di queste elezioni regionali del 5 novembre prossimo e i cittadini anche della provincia di Trapani saranno chiamati al voto per il rinnovo dell'Assemblea regionale. Ci troviamo nella sede AIAS di Marsala, dove incontriamo l'ingegnere Francesco Lotrovato, presidente d'onore nazionale AIAS con sede a Roma, in rappresentanza anche delle tantissime sezioni dislocate in tutta Italia, realizzatore della gran parte dei centri di riabilitazione per i disabili in Sicilia, direttore generale del consorzio che comprende i centri anche di Mazara e Marsala, oltre ad altri cinque centri dislocati nella provincia di Trapani, nel nostro territorio. Perché incontriamo in questa attesa vigilia di queste elezioni regionali, ripeto che il 5 novembre prossimo l'ingegnere Lotrovato? Lo incontriamo perché lui ha sposato in questa campagna elettorale la figura in pieno di un giovane imprenditore mazzarese, Vincenzo Silaco, detto Enzo per gli amici, con Nello Musumeci presidente, nella lista Idea Sicilia Popolari e Autonomi. La prima domanda è spontanea, ingegnere. Perché lei ha deciso appunto di appoggiare questa candidatura di Vincenzo Silaco? Perché vivo in Italia, vedo quali sono le condizioni politiche dell'Italia, ho ascoltato e sentito della grande vergogna dello Stato italiano che è tra i più corrotti del mondo. Mi sono impegnato sin da quando è nato mio figlio disabile ad operare in Sicilia nella onestà e nell'assoluto rispetto del prossimo. E sono queste motivazioni, il rispetto del prossimo, volontà di dare delle risposte a tutti i cittadini che non possono essere considerati sudditi, come oggi tutti noi veniamo ad essere considerati. Non possiamo essere sudditi, dobbiamo essere l'elemento fondamentale di una società che è composta partendo da noi cittadini, si passa allo Stato che deve regolare i nostri rapporti con una magistratura che deve guidare e equilibrare le azioni. Se andiamo a vedere le condizioni dello Stato attuale, e io sono una di quelle persone che mi sono occupato di vedere quali sono le condizioni dello Stato italiano e quali sono anche le condizioni dei cittadini. Le condizioni dei cittadini, ripeto tutti i giorni, con le continue sollecitazioni per chiedermi un posto di lavoro. Mamme, papà, persone, c'ho mio figlio laureato, non laureato, c'ha due figli, si è sposato, non si è sposato, e rimaniamo con le mani in mano a dire: ma che risposta io posso dare? Le risposte che do io sono che partendo dal 63, quando è nato mio figlio disabile, una società che emarginava i ragazzi disabili e noi famiglie con disabili in casa, ho voluto avviare una rivoluzione che ci è riuscita, perché la società che allora emarginava i disabili, oggi, vorrei dire non tanto apparentemente, ma non nella totalità, oggi accetta i disabili e li rispetta. Questa mia vita, questa mia realizzazione di questo cambiamento, di questa rivoluzione, mi porta a riflettere su ogni momento del nostro Stato italiano. Io ho 85 anni, felicemente, ho 85 anni, e vorrei che lo Stato italiano fosse, che l'Italia fosse quella nazione in cui la classe politica si occupa prevalentemente, dovrebbe essere esclusivamente, ma dovrebbe occupare prevalentemente del benessere di tutti i nostri cittadini. Purtroppo la capacità che mi ha dato il Padre Eterno di riflettere sulle cose di questo mondo mi portano a dire: ma la nostra classe politica è questa. Noi in Italia abbiamo una filosofia, la filosofia che è stata impostata dopo la guerra è la statalizzazione assoluta, ogni cosa deve fare lo Stato.
guardiamo quante leggi, milioni di leggi, ora vi parlerò anche perché io dico queste cose, perché le ho vissute, le vivo, tutte queste leggi che abbiamo. E l'altro punto della filosofia dello Stato italiano è che il cittadino è l'elemento da mungere, il suddito, dammi il 20, il 30, il 50% delle somme che tu guadagni, dammi, sempre ti metto il resto di tasse, tu cammini per la strada, fai un chilometro in più, multa. I comuni vivono oggi per poter risolvere qualche cosa le multe. Sto parlando della realtà italiana di oggi e sto parlando di quella che secondo me dovrebbe essere una rivoluzione civile che si dovrebbe fare in Italia, auspicando, e qua veniamo, una classe politica che finalmente capisce che il suo compito è quello di fare l'interesse del popolo, di fare l'interesse dei cittadini. Se questi signori sapessero qual è la soddisfazione mia di genitore, che partendo da quelle difficoltà delle famiglie disabili, ho potuto constatare come oggi questi ragazzini, questi ragazzi piccoli o grandi, o le famiglie, che pur avendo questa difficoltà di famiglia del disabile, che è una difficoltà, poi mi guardano, mi ringraziano, sorridono, mi dimostrano che effettivamente l'attività che noi abbiamo svolto è un'attività che ha cambiato la vita, ha dato risposte positive a questi ragazzi, e mi portano a dire perché lo Stato italiano, invece di essere quello che è, non è quello che si occupa dei cittadini. Lo sanno questi politici che se lo Stato italiano fosse quello che io sto cercando di illustrare, avrebbero la soddisfazione di poter dire nella loro vita ho vissuto una vita da uomo e non altre cose. Le lascio tempo di vedere. No, la impressione è che mi sembra essere molto spontanea che lo Stato italiano non ha mai creato grande sinergia con la nostra terra, con la nostra Sicilia, perché qui entriamo nelle prossime regionali del 5 novembre, no? Esatto. Questa Sicilia sempre maltrattata, e lei punta su un giovane imprenditore di Mazara, Vincenzo Silato. Questo è la conseguenza di tutto questo, è che nell'ambito della filosofia che dicevo dello Stato italiano, una delle prerogative che fanno godere chi si occupa di Stato italiano sono il tartassare gli imprenditori. Ora vengo al motivo per cui io ho pregato questo giovane imprenditore, piccolo imprenditore, non è un agnello, ma è un imprenditore che anche se ha 20 dipendenti o 30 dipendenti, è l'idea nuova dell'imprenditore che si occupa del prossimo, questo voglio dimostrare. A lui, che fra l'altro è il presidente di un consorzio che ha messo intelligentemente, guardate che anche questa è una caratteristica che in Sicilia è difficile da comprendere, noi siciliani vogliamo sempre essere soli, la nostra società non va in avanti, appena ci sono due soci uno pensa di rubare all'altro, siamo fatti così. Il consorzio che ha realizzato questo signore assieme ad altri suoi colleghi lo hanno portato ad essere l'imprenditore, piccolo imprenditore di altri 22-23 piccoli imprenditori, e tutti insieme stanno dimostrando che nella concordia, nel tenersi per mano, nell'aiutarsi uno con l'altro si cresce. Tutti questi li ho conosciuti allorché abbiamo realizzato noi, Consorzio Siciliano di Riabilitazione, abbiamo realizzato un nuovo centro di riabilitazione a Mazara del Vallo, e ho conosciuto attraverso un imprenditore che mi ha fatto la parte strutturale di questo centro, ho conosciuto poi tanti altri imprenditori che facevano parte di questo gruppo e tra di loro si passavano la possibilità di poter lavorare con noi, e così abbiamo realizzato una sinergia fra tutti loro e una capacità poi di conoscere la gente per bene, della gente che ha dimostrato di capire che mettendosi insieme l'Italia deve crescere, la Sicilia deve crescere e la Sicilia dovrà crescere. Perché tutto ciò che io ho cercato di realizzare nella mia lunga vita per i disabili, ho potuto realizzare fino ad oggi 14 centri di riabilitazione nuovi, ne ho in corso altri 4, e anche qua
Ma signora Italia, signori governanti, perché c'è tanta ignoranza negli uffici pubblici, negli uffici comunali? Per avere una concessione edilizia in Sicilia, non bastano 4 anni. Perché gli imprenditori italiani hanno varcato i nostri confini e sono stati accolti nelle nazioni vicine, le quali hanno messo a disposizione non solo terreno, ma lo disbrigo di tutte le pratiche nel giro di 15 giorni, un mese, e hanno potuto realizzare le fabbriche? Signora classe politica, che ci stai a fare a Roma? Signori classe politici della Sicilia, che idea avete della Sicilia? Che cosa c'è da fare in Sicilia? Dobbiamo pensare che gli esempi virtuosi, l'interesse dei cittadini in Sicilia, anche se non si ha il potere dello Stato di cambiare certe cose, ma voglio vedere questi prossimi deputati della regione siciliana se comprenderanno di lavorare veramente per la Sicilia e finire di lavorare un po' per se stessi, esclusivamente per se stessi, diciamo un po' per se stessi, ma cerchiamo di fare delle cose che non siano massificanti. Quindi spesso si parla del rilancio dell'imprenditoria siciliana. E poi? Secondo lei un Enzo Silaco può fare qualcosa di concreto in merito? Enzo Silaco per noi è la dimostrazione che vogliamo cambiare completamente la mentalità di chi ci dovrebbe governare, non soltanto in Sicilia ma in Italia. È la persona concreta e che sa realizzare le cose e sa dare risposte ai cittadini per consentire loro di fare una vita civile, che è tutto l'opposto di quello che ci troviamo a fare oggi. Per questo io ho voluto non soltanto un cittadino che non ha mai fatto politica, ma un cittadino che è un imprenditore e che ha in mano la possibilità. Vede, lo Stato italiano in questo momento è felice che abbiamo il PIL che cresce di 0,2, però tutto sommato noi in Europa siamo sempre gli ultimi. Ma come si vuole crescere se non si riduce il peso sugli imprenditori? Eccoci perché io ho voluto un imprenditore, perché attraverso un imprenditore che sa che cosa significa, attraverso uno Stato che dovrebbe finalmente capire perché gli italiani vanno a costruire gli stabilimenti all'estero. Siamo qua a guardare, siamo felici? Siamo felici delle leggi che facciamo? Ora stiamo facendo la legge, come si chiama, il Solatello. Ah, siamo felici che abbiamo fatto il matrimonio tra gay? Tutto bello, tutto felice. Ma per i cittadini che cosa si è fatto? Eccoci perché io dico, ho voluto mettere anche il mio volto. Abbiamo realizzato un facsimile per diffondere il nome di questo nostro raggruppamento e di queste nostre idee, mettendoci anche il mio volto, la mia foto. È una qualche cosa che ha un valore di chiarezza. Le idee che io dico le posso ripetere di fronte a chiunque, anche al Presidente della Repubblica, perché mi deve dire se le funzioni del Presidente della Repubblica sono quelle di accettare ciò che fa la politica senza entrare nell'interesse dei giovani e della popolazione che noi abbiamo in Italia. Ci sono tante cose da cambiare, ma prima di tutto c'è da cambiare la filosofia dello Stato. Deve smettere di essere statalista, deve smettere di considerare noi cittadini sudditi, ma la base fondamentale per uno Stato che possa, come dire, consentire ai giovani di crescere, di trovare un lavoro, di sposarsi, di avere figli. Noi abbiamo... Stiamo conducendo una vita per cui tanti giovani vedono passare i loro anni uno dietro l'altro, arriveranno a 50 anni e si diranno: ma che cosa ho fatto io nella vita? Quando ho lavorato? Quando mi sono sposato regolarmente? Quando non ho avuto più bisogno dei miei genitori che mi mantengono? Eccoci, vedete, votare per questo, per quello, la presentazione di vecchi politici che oggi ritornano a chiedere voti. I siciliani dobbiamo essere anche intelligenti per un altro fatto. Si è arrabbiati e si vota 5 Stelle. Si è arrabbiati e uno si butta a mare. Il 5 Stelle ci si presenta come una struttura
è gente che penserebbe di fare del bene, ma non ha la capacità. Io vorrei discutere con qualcuno di 5 Stelle per dirgli: ma tu la concezione dello Stato per te qual è? Quella di dire ai deputati che si debbono ridurre lo stipendio, è tutto qua il problema? O il problema è rispettare i cittadini, il problema è vediamo cosa hanno bisogno i cittadini veramente? Io sono sicuro e mi auguro, anzi voglio dire mi auguro, ma sono sicuro che Nello Musumeci sarà il nuovo presidente della regione siciliana. Io l'ho voluto, ho scritto a chi di dovere affinché lui avesse l'incarico nell'ambito del centrodestra di rappresentare la Sicilia, di essere candidato per l'elezione a presidente della regione siciliana, perché è un ragazzo che ha dimostrato onestà, serietà, un ragazzo che ha dimostrato di essere una persona seria, sia pure col suo dolore, ma di essere una persona seria. Ma è una di quelle persone che questi concetti che sto esprimendo adesso qua di fronte a tutti, li ho discussi con lui, condividiamo che bisogna dare una svolta allo Stato italiano per dare risposte serie alla gente. Io mi auguro che Nello, che è un ragazzo che conosco da 40 anni, quando io ho fatto uno stabilimento di cavi elettrici a Catania e lui mi aiutò nella ricerca delle persone, dei ragazzi che venivano a lavorare, ragazzi per bene, mi auguro che lui continui a fare, a gestire la cosa pubblica così come ha dimostrato a Catania durante due mandati di presidente della regione siciliana, di presidente della provincia di Catania, di fare tutte quelle altre dimostrazioni che lui ci ha dato. Prima di tutto la dimostrazione della sua onestà, la dimostrazione del suo interesse per il prossimo. Siciliani, amici miei siciliani, amici miei, votiamo Nello Musumeci, lo devono votare Nello Musumeci tutti, perché è un interesse di tutti, indipendentemente dal partito di destra, di sinistra, di stelle, di non stelle, ma noi dobbiamo prima di tutto essere orgogliosi di cominciare una rivoluzione civile, una rivoluzione che cominci dall'onestà, una rivoluzione che cominci da chi ha rispetto del prossimo, ha rispetto dei cittadini e vuole veramente creare una Sicilia. Lui si è realizzato ha preso da Borsellino l'idea della sarà bellissima e lui ha realizzato una scheda che è legata alla presidenza che si chiama sarà bellissima e viene da questo desiderio di questo martire della mafia siciliana che era Borsellino, che nel suo scritto aveva concluso dicendo che con tanta speranza. Quella stessa speranza che io ho ora di vedere cambiare l'Italia sarà bellissima e mi auguro veramente che con Nello Musumeci e con l'apporto di tutti noi, persone di buona volontà, non dobbiamo essere laureati, professori, universitari, grandi personaggi, ricchi, ricchissimi, dobbiamo essere persone umili che vogliamo fare l'interesse del prossimo. Se faremo questo avremo dato un apporto notevolissimo alla Sicilia. Enzo Silaco ha queste aperture mentali, ha questo, l'ho contagiato forse, come si contagia tra amici quando si discute insieme, si parla di che cosa siamo, cosa stiamo facendo nel mondo. Eccoci, con Enzo Silaco io penso che potremmo veramente cominciare a parlare di cose nuove. Partirà dalla base, non avremo tanta influenza perché io non so agganciarmi a partiti, ti voto adesso poi cosa mi dai, no, io non voglio niente da nessuno, voglio semplicemente che sia dato alla gente, così come ho chiesto negli anni 80, 70 e 80 ai deputati di allora della regione siciliana che esisteva il mondo della disabilità, allora si sono realizzate delle leggi, ho partecipato a delle leggi della regione siciliana che esistono ancora ora. E quindi abbiamo potuto realizzare oggi una catena di strutture, una rete di strutture riabilitative in Sicilia che comunque dovrà essere ampliata perché noi dobbiamo arrivare ad ottenere che il disabile che si trova sul cocuzzolo di una montagna
debba ricevere un nostro terapista, un nostro medico che gli vada a dare ciò che ha diritto di avere un ragazzo disabile, anche se abita sul cocuzzo di una montagna e non può venire a Marsala o a Mazara o a Catania per fare la sua terapia. Io mi auguro che i siciliani intelligentemente possano capire qual è lo sforzo che io adesso voglio inculcare un pochino a tutti. Amare il prossimo, volere bene al prossimo, se si vuole bene al prossimo si vuole bene alla vita e si realizza per se stessi una vita qualificata. Noi ringraziamo l'ingegnere Francesco Trovato, Presidente d'Onore Nazionale AIAS con sede a Roma e in tutte le altre sezioni italiane, realizzatore della gran parte dei centri di riabilitazione per i disabili in Sicilia, direttore generale del consorzio che comprende anche i centri di Mazara e Marsala AIAS e altri centri, 5 per l'esattezza, della provincia di Trapani. Lo ringraziamo per due motivi. Primo, perché secondo me ha sprigionato in questa intervista tanta saggezza, tanta maturità a favore di un giovane candidato che si candida per la prima volta in elezioni competitive come le regionali del 5 novembre prossimo, e ha spiegato anche i motivi perché ha sposato questa causa. Cosa dire? Speriamo che la Sicilia e i siciliani possano andare avanti sempre a testa alta. Grazie ingegnere per aver accettato questo nostro invito. Prego, prego, grazie a voi.